Lunga vita a tutti da The Middle, benvenuti in questo nuovo video. Uno dei primi video che ho pubblicato sul canale Reverse Security parlava di Content Security Policy. Mi sono accorto però che avevo affrontato l'argomento in maniera un po' troppo superficiale e ho deciso quindi di riprendere l'argomento in una serie di video e post sul blog. Che parleranno di security header, non solo per quanto riguarda il Content Security Policy, ma per tutte, per tutti i response header che incrementano la sicurezza degli utenti, dell'utente. Molto probabilmente saranno quattro puntate. La puntata numero uno parleremo ancora di Content Security Policy e Content Security Policy Report Only, però in una maniera un pochino più completa, e faremo un test anche su blog.reverse.it, implementeremo il Content Security Policy su blog.reverse.it. La puntata numero 2 parleremo di cookie flags, cookie prefix, same site, eccetera, quindi sicurezza dei cookie nel browser, per il browser. Nella puntata 3 parleremo di referral policy e features policy. E nella puntata 4 parleremo di HTTP Strict Transport Security, X-Frame Option e X-Content Type Option. Ok, prima di partire vi consiglio di visitare il blog di Scott Helme che ha affrontato magistralmente questo tema e che rappresenta, secondo me, una risorsa estremamente completa e aggiornata. Allora, ogni puntata sarà divisa tra presentazione e pratica. Implementeremo ogni security header sopra che abbiamo visto prima. Sul sito blog.reverse.it usando Nginx. Per verificare lo stato di configurazione dei security header, userò securityheaders.com che appunto fornisce un punteggio da F, quindi pessimo, a A+, ottimo, e molti consigli su come fare a configurare meglio i vari header. Durante questa serie partiremo da F, quindi come vedete in questo caso, quindi blog.reverse.it non ha response header settati, security response header settati, quindi ho ottenuto un punteggio che è F, quindi pessimo. Voglio chiamare questa serie di video security headers da F a A. Anche se non mi convince molto, non mi suona ancora molto bene, se avete dei consigli su altri nomi che vi vengono in mente, sono ben accetti. Quindi lo stato attuale è F di blog.reverse.it, vedremo poi come implementare e aumentare pian piano questo punteggio durante le varie puntate. Allora, partiamo. Anche il più semplice dei siti web per poter funzionare richiede diversi contenuti, come ad esempio CSS, JavaScript, fonts, image, eccetera, eccetera. Il browser dell'utente non è sempre in grado di capire se uno di questi contenuti rappresenta o meno un problema per la sicurezza dell'utente. Per questo motivo, attivare contromisure su vulnerabilità che possono sembrare banali, come stored o reflected cross-site scripting, può risultare un pochino più complicato. Content Security Policy, o CSP, è un response header ideato per identificare quali risorse il browser può caricare, può eseguire o può contattare, definendo una serie di policy che costituiscono una vera e propria whitelist. Quindi CSP rappresenta in pratica una valida contromisura al cross-site scripting ed è ampiamente supportato da tutti i browser più utilizzati. Abbiamo detto che CSP è un response header. Quindi negli header di ogni risposta HTTP dovrà essere presente qualcosa del genere, qualcosa come
questo che vedete, conto security policy, script src, self, http, asterisco google.com. La sintassi è molto semplice ed è praticamente una successione di parametri risorse, parametri risorse, quindi parametro risorsa punto e virgola, parametro risorsa punto e virgola, eccetera. Questa semplice policy che vedete autorizza il browser dell'utente a caricare o a eseguire JavaScript solo se provenienti da se stesso, cioè dal sito stesso, quindi dall'origin, quindi non subdomain ma esattamente l'host name del sito, o da asterisco.google.com. Per esempio, se nella nostra pagina HTML fossero presenti tag script src slash self e script src https example.com evil.js, il risultato sarebbe quello che vediamo sotto. Come vedete, quello è la console di Chrome e dice refuse to load the script example.com evil.js perché viola la seguente content security policy script src self asterisco google.com, quindi me la riporta così com'è. Attenzione, poi aggiunge Chrome, attenzione che script src element non era esplicitamente settata, quindi ho utilizzato script src come policy di fallback ho definito una sorta di whitelist e ho detto al browser di seguirla pedissequamente. Si potrebbe pensare che il concetto alla base sia molto semplice, una whitelist, punto e basta. La realtà è che Content Security Policy permette configurazioni molto più complesse di così, modalità diverse per autorizzare contenuti che non sempre si basano sulla provenienza, magari si basano sul tagging di un elemento. Addirittura può utilizzare alcuni comportamenti del browser, come il blocco di un pop-up o il blocco di un plugin. Ma vediamo quali ambiti possiamo proteggere oltre a script src che abbiamo visto prima. Allora, la default src è la default policy, quindi in caso non sia definita una di quelle che vedete giù, si usa la default, il browser usa la default src, un po' come la policy di fallback, no? Poi abbiamo quello che abbiamo visto prima, script src, quindi definisce quale script e da dove può essere caricato. Poi abbiamo object src, quindi quali sorgenti sono autorizzate per i plugin. Style src, sono abbastanza ovvie queste definizioni. Style src, sorgenti autorizzate per i CSS. Image SRG, sorgenti autorizzate per le immagini. Media SRC, stessa cosa per video e audio. Frame SRC, da dove il sito può essere incluso in un frame, quindi un po' diversa come logica. Font SRC, sorgenti per i font. Connect SRC, URI autorizzati ad essere contattati da script, quindi script che fanno request asincrone magari, ok? Poi form action, ecco questo è interessante, form action è una whitelist che definisce quali URI sono autorizzati nel parametro action di un form HTML, quindi tag form, parametro action. Poi abbiamo sandbox, anche questo è molto interessante, specifica alcune restrizioni come ad esempio il blocco dei pop-up, blocco dei plugin, eccetera. Script nonce accetta una risorsa JavaScript solo se è presente il parametro nonce all'interno dell'elemento script. Reflected cross scripting attiva o disattiva contromisure a reflected cross scripting. E poi reporturi è la direttiva a cui il browser invia ogni violazione delle policy CSP. Quindi possiamo fare in modo che il browser ad ogni violazione della nostra whitelist invii un allarme, invii un alert a un URI che definiamo noi all'interno di reporturi. CSP permette di utilizzare keyword che rappresentano determinati sorgenti, ad esempio invece di scrivere script src accetta gli script che arrivano da blog.reverse.it posso semplicemente scrivere script src self, quel self viene trasformato, viene interpretato come l'host del sito in cui sono. Queste keyword sono queste quattro principalmente, quindi non,
blocca il tipo di risorsa, cioè script src non praticamente blocca qualsiasi JavaScript, il browser non esegue JavaScript di ogni tipo. Self rappresenta l'origin, come abbiamo detto prima, attenzione, l'origin, non i subdomain di un dominio, cioè non se, praticamente se io inserissi script src self mi abiliterebbe soltanto blog.reverse.it e non foo.blog.reverse.it, ok? Poi unsafe inline abilita l'utilizzo di inline JS, quindi on click JavaScript 2.4. Questo perché? Perché si chiama unsafe inline proprio per scoraggiare l'utilizzo di questa keyword. Nell'eventualità in cui possano esserci injection, si vuole scongiurare la possibilità che si possa utilizzare codice JavaScript all'interno di parametri HTML, però insomma. E poi unsafe eval abilita l'utilizzo di funzioni come eval, quindi l'interpretazione di codice da stringa. Anche in questo caso non serve spiegare perché viene definito unsafe eval, proprio per scoraggiare l'utilizzo di questo tipo di funzioni. Abbiamo detto che Content Security Policy può inviare alert a fronte di una violazione. Esiste il suo gemello che si chiama Content Security Policy Report Only, che è praticamente lo stesso security header, ma invece che essere in enforce mode, quindi di bloccare il browser, semplicemente si limita a segnalare eventuali violazioni. Il principale problema quando si implementa il Content Security Policy è che non si è mai abbastanza consapevoli di tutto ciò che il browser deve caricare ed eseguire per visualizzare correttamente il nostro sito. Sono talmente tante ormai le sorgenti che andiamo a recuperare all'esterno. È molto complicato definire una Content Security Policy così di botto. Quindi per questo motivo in produzione, in un sito già in produzione, si utilizza la versione report only del Content Security Policy, che appunto con uno sforzo incredibile di fantasia e creatività si chiama Content Security Policy Report Only. Esegue praticamente tutti i controlli del Content Security Policy, ma si limita a notificare al browser che il contenuto appena caricato sarebbe stato bloccato dal CSP. Così facendo possiamo confezionare man mano, step by step, la nostra policy. Ok, reporturi. Abbiamo detto che uno dei parametri del Content Security Policy è reporturi. Questo parametro ci permette di specificare un URI interno o esterno a cui il browser invierà ogni violazione specificando la pagina in cui è avvenuta, l'elemento che ha causato il blocco o il report nel caso di CSP report only. Riprendendo l'esempio di Content Security di policy fatta prima, la sintassi è simile a tutti gli altri parametri, quindi Content Security Policy due punti bla 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 reporturi indirizzo. Il browser invia una request post a quell'indirizzo con content type application slash csp report e un body in JSON simile a questo qua che vedete, quindi dove ho CSP report, document URI dove è scattata, referrer se c'era l'header referrer, che cosa ha bloccato evil.js, che quale direttiva è stata violata, la default src e l'original policy, tutta la policy esistente. Esistono servizi gratuiti che permettono all'amministratore del sito di raccogliere queste segnalazioni, raccogliere queste request che i browser degli utenti ci inviano a fronte di una violazione. Uno tra i più famosi è stato creato proprio da Scott Helm e si chiama Reporturi, ve lo lascio qua con il QR code. Ovviamente anche qui la fantasia per la scelta dei nomi è una caratteristica molto presente nel nostro ambito.
Non so se state pensando a ciò che sto pensando anche io in questo momento. Il browser degli utenti invia una request a un determinato indirizzo che diciamo noi per segnalarci una violazione. Allora, ci sono due aspetti interessanti in tutto questo. Il primo è che se è il browser dell'utente a mandare la violazione verso il reporturi, basterebbe un piccolo script che replica la stessa request post di una violazione per essere inondati di fake Content Security Policy log, no? Il punto qual è? È che reporturi è uno strumento che è nato per permettere all'amministratore di risolvere eventuali falsi positivi su una segnalazione degli utenti, ad esempio fornendo ora del blocco IP, hai buone possibilità di recuperare il log e intervenire sulla policy, sulla Content Security Policy. Il secondo aspetto divertente è quando un utente che naviga sul vostro sito ha un adware. Sicuramente lo sapete, un adware è un software che visualizza dei messaggi pubblicitari nel browser dell'utente, spesso all'interno anche delle pagine che visita, iniettando codice HTML e JavaScript. Il più delle volte a insaputa dell'utente visualizza questi messaggi pubblicitari. Ogni volta che un utente infetto da un adware visiterà il sito in cui avete confezionato la Content Security Policy, l'adware tenterà di iniettare codice HTML e JavaScript, magari prendendoli da altre sorgenti, da terze parti. Però questa volta il browser dell'utente si rifiuterà di caricare queste sorgenti perché avete inserito il Content Security Policy. A questo punto il browser dell'utente invia al reporturi la segnalazione della violazione, ovviamente, no? In cui dirà, ci sarà questo alert in cui dirà guarda che ho bloccato la risorsa X sulla pagina Y. E questo è tratto da una storia vera, tratto da un qualcosa che mi è successo. Quando ti vedi arrivare un report di una violazione sulla pagina slash login per aver bloccato il caricamento JavaScript di, non so, evil.adv.xyz, potrebbe causare qualche secondo di panico. Per maggiori informazioni su come intercettare hardware usando CSPV, vi lascio in descrizione il link a questo articolo che ho pubblicato su SecJuice, in cui racconto un po' di fatti, insomma, faccio vedere un po' di casistiche, che ho raccolto. Allora, detto questo, iniziamo a implementare il Content Security Policy su blogreverse.it e andiamo ad innalzare quel brutto voto F che abbiamo preso all'inizio. Ok, allora iniziamo a configurare il Content Security Policy sul blogreverse.it. Come vedete, qua ho semplicemente fatto una scansione, una verifica, non la chiamerei scansione, sul sito Security Headers, dove appunto mi dà come voto F perché mi mancano praticamente tutti i response header che contribuiscono alla sicurezza degli utenti. Ci concentreremo quindi sul Content Security Policy. Trovate la documentazione sul sito developermozilla.org, che secondo me è piuttosto completa. Se non volete leggervi direttamente l'RFC e volete magari una spiegazione un pochino più concisa, partiamo col Content Security Policy Report Only, come abbiamo detto prima, quindi non è enforced, quindi non bloccherà nessun contenuto, nessuna attività del browser, ma farà soltanto il report only. Io per configurare gli header userò add header di Nginx, che è Nginx HTTP Header Module. Esiste anche more, che io lo preferisco perché ha un pochino più di funzioni, però per rendere il tutto più compatibile possibile, proviamo a farlo tutto con add header. E poi mi sono iscritto a reporturi, che l'abbiamo visto prima nella presentazione, dove invierò le varie violation del browser. Quindi cominciamo con il file di configurazione di Nginx. Allora, io ho preparato questo file di configurazione che è incluso all'interno di un blocco server. Okay? Quindi in realtà sarebbe così: server aperta bla bla bla. Ok,
è incluso dentro, per praticità almeno vediamo soltanto i security header. Allora, la sintassi è add header, nome dell'header e contenuto, la stringa che determina il valore dell'header. All'interno del valore dell'header possiamo utilizzare delle variabili, quindi per una leggibilità migliore io setterò per ogni parametro del Content Security Policy una variabile di questo tipo, default CSP, Content Security Policy, e il valore di ogni parametro, quindi ci sarà default CSP, script CSP, font CSP, tutte variabili che poi comporranno il Content Security Policy, il valore dell'header Content Security Policy. Quindi andiamo a definire l'header prima, che è add header, abbiamo detto, il nome dell'header che vado a fare copia e incolla così non sbaglio, e poi il valore. Qui all'interno del valore, invece che scrivere tutto il Content Security Policy, che sarebbe lunghissimo e illeggibile poi per essere modificato, vado a inserirlo tramite delle variabili che Nginx mi permette di valorizzare. Quindi ad esempio default src, ad esempio self, eccetera. Vado a definire quindi un'altra variabile per la parte di reporturi, quindi report Content Security Policy, stessa roba, report meno URI, e l'indirizzo che reporturi mi ha messo a disposizione per le violation, per i report di violation. Quindi all'interno del valore ci metto le variabili, come abbiamo detto prima, report CSP, e voilà. E così via. Man mano che creo, che definisco variabili, le metto dentro a quella stringa. Ovviamente tutti i vari parametri vanno divisi da punto e virgola, quindi default SRC, tutta la whitelist, punto e virgola, reporturi, l'indirizzo dei reporturi, punto e virgola, eccetera eccetera. Il punto e virgola divide ogni parametro della policy. Mi sono fatto uno script per il reload della configurazione, perché è all'interno di un container nel mio caso, e vediamo subito se ha funzionato. Eccolo qua, il mio response header content security policy report only e il contenuto dell'header. Ok, ora vado su blog reverse.it e mi apro la console. Troverò uno spataffio di errori, ovviamente. Perché? Perché c'è solo la default src. Quindi iniziamo a vedere che cosa mi sta dicendo. Aumento un pochino il font, spero che si veda. Allora, report only refuse to load the font URL because it violates the following content security policy directive. Ok, quindi tutte queste font, tutti questi font non me li ha caricati, proprio perché appunto manca data, la sorgente data, che in realtà non è una sorgente, però manca l'elemento data all'interno della mia content security policy. Qua lui mi dice anche una cosa interessante, mi dice attenzione che font src, che dovrebbe essere la policy predefinita per trattare, per fare creare una whitelist per i font, non è settata in maniera esplicita, quindi ho utilizzato la default SRC. Quindi il browser stesso riesce a capire e darti indicazioni su come creare la tua Content Security Policy in maniera più ordinata e più precisa. Quindi io non faccio altro che andare a definire font SRC nel mio file di configurazione. Quindi andiamo ad aggiungere una variabile font Content Security Policy, font SRC, e ci andiamo a mettere data semplicemente. Dato che non abbiamo un URL, possiamo metterci semplicemente data. Quindi font SRC, anche in questo caso metto self e data, spazio, punto e virgola e spazio,
e lo vado a inserire nel mio valore dell'header, quindi font content security policy. Ok, allora in questo caso mi sta dicendo che style src element non è stata trovata e mi ha bloccato alcuni file CSS da Content Delivery Network di Cloudflare. Quindi inseriamo il nostro primo URL. Come si inserisce? Così com'è, senza quote, senza double quote, virgolette, eccetera. Quindi dentro style src inserisco anche https cdnjs.cloudflare.com. Avrei potuto anche fare un asterisco, però insomma facciamolo un pochino più preciso. Quindi salvo, riavvio e ricarico. Ok, come vedete è cambiato, sono cambiati gli errori. Mi dice che adesso non riesce a ha bloccato il caricamento di un file JS sempre da cdnjs.cloudflare.com. Facciamo la stessa cosa per quanto riguarda script src, sempre per Cloudflare, script src, e ci aggiungiamo l'indirizzo. Anche in questo caso faccio il reload e reload la pagina. Ok, okay. Nella home page non mi blocca più niente. Ora andiamo a vedere dentro un articolo, ad esempio. Ok, allora mi sono passato un po' tutte le pagine, ho finito di inserire tutti i miei parametri, ho creato la mia content security policy report only e funziona tutto, sembra non bloccarmi più, non segnalarmi più niente. Diciamo che alla fine la policy risulta così, la faccio vedere: https blog reverse.it. eccola qua, questo spataffione qui è la mia policy, content security policy. Vediamo anche su reporturi, non dovrebbe più essere arrivato nulla. L'ultimo delle 21.08, sì, diciamo che non è il sito più visitato del mondo, però diciamo che non ha più rilevato blocchi, eventuali blocchi, poi in realtà non sono blocchi, sono soltanto report di violation. Non dovrebbe cambiare nulla per quanto riguarda security header, perché ho soltanto inserito il content security policy report only, quindi sì, dovrebbe essere sempre F come votazione, come voto. Però andiamo subito a vedere cosa succede se tolgo il report only. Potrebbero esserci delle sorprese inaspettate, perché non tutte le direttive funzionano con report only. Diciamo che queste più standard che ho inserito io, sì, non dovrebbero differire molto dalla versione report only e enforced, però non si sa mai. Vediamo, io intanto mi tengo pronto a rimettere report only, vediamo se funziona tutto. Sembrerebbe di sì. Lo ricarico, vado all'interno. Ok, non c'è nessun blocco, quindi in teoria sta funzionando. E andiamo a rifare la scansione con security headers, vediamo se guadagniamo qualche voto in più. Ok, siamo passati a D, dai, un passo alla volta arriveremo anche alla A. Quindi Content Security Policy l'abbiamo definita, sembra tutto ok, l'unica cosa, ci mette un warning e ci dice che abbiamo utilizzato la direttiva Unsafe Inline. Come dicevamo prima, non è il massimo, perché appunto viene definita unsafe inline proprio per scoraggiare l'utilizzo di questa direttiva nell'eventualità che ci possa essere un injection e quindi portare a un cross-site scripting, eccetera. Però vabbè, nel nostro caso vedremo poi come sopperire anche questa problematica con il nonce. Ok, io per il momento mi fermo qui. Stato attuale del punteggio per blog reverse.it è D, siamo passati da F a D.
Pian piano arriveremo fino alla A, non temete. Io vi do appuntamento al prossimo video, alla prossima puntata, alla prossima settimana. Ciao a tutti e grazie per tutto il pesce. Addio e grazie per il pesce, anche se in fondo ci ricresce, la vita a volte va così. L'intelligenza che c'è in voi non vi ha mai reso come noi, non c'è rispetto verso le cose belle. Vi salutiamo, grazie per tutto il pesce. Thank you.